Simone Patacchiola, all'Ossese vola ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, c'è grande soddisfazione soprattutto perché al pareggio di Civitavecchia avete dato seguito ad una vittoria con grande sofferenza nel finale perché non l'avete chiusa. Sì, dai, sapevamo che era una partita difficilissima, però l'abbiamo approcciata nel miglior modo possibile, siamo stati bravi a far gol subito e a fare una partita intelligente. Noi venivamo da una sconfitta domenica, quindi non è mai facile ricaricare l'energia e riaccendere la testa per la partita successiva. Eravate lì per chiuderla, però poi c'era il rischio che con un gol subito si andasse ai rigori, però diciamo che grandissima occasione ne avete concesso. Sì, no, diciamo che potevamo sfruttare diverse palle gol, però sapevamo che con un pareggio ci rimettevamo tutti in gioco, quindi dai, è andata bene così, siamo stati bravi, cinici, potevamo far meglio, però l'importante è aver vinto e passare il turno. Bene un po' in tutti i reparti, in difesa oggi avevi al tuo fianco Fancellu, Cocco era in panchina perché non stava bene, con i ragazzi come è andata? No, benissimo, benissimo, abbiamo fatto un grande lavoro, una grande fase difensiva, ma come dico sempre, i primi difensori nostri sono i nostri attaccanti, ci aiutano a salire, ci aiutano a respirare, quindi noi siamo andati bene. Fancellu ha fatto bene, è un ragazzo giovane, ma ormai sono anni che gioca e quindi sono stato veramente tranquillo. Senti Simone, oggi grande cornice di pubblico, una gara se vogliamo, un'atmosfera da Serie D. Sì, sì, il pubblico è sempre presente, è venuto anche mercoledì un centinaio di persone, stanno sempre al nostro fianco. Speriamo, è dura, è lunga, facciamo un passo alla volta, vediamo a fine campionato dove arriviamo e ci guardiamo davanti. E soprattutto avete regalato un'altra bellissima giornata come quella di oggi, perché un altro turno lo passerete, l'avete passato, non si sa ancora se contro l'Aquila o l'Isernia, però sarà un'altra festa come oggi. Sì, sì, dai, ora ricarichiamo le energie perché domenica abbiamo un'altra grande partita e poi c'è lo stop infrasettimanale e poi penseremo se capiteremo con l'Isernia oppure con l'Aquila. Senti Simone, sei salito in corsa in questo progetto Ossese, che cosa prevedete? Perché avete i piedi in due staffe, non è semplice portare avanti il discorso Coppa in campionato dove c'è anche lì una grande battaglia. Sì, noi ce la giochiamo, siamo qui per giocarci ogni partita, campionato e Coppa. E ripeto, come ho detto prima, noi facciamo il possibile per fare più punti possibili e vediamo a fine dell'anno quello che abbiamo portato a casa. Per te una breve escursione in eccellenza per tornare in Serie D? Diciamo magari con l'Ossese. Ecco appunto. Sì, sì, speriamo, dai. Però ora sono contento di essere qui. Ecco, cosa ti ha spinto a questa scelta? Ha spinto perché è un progetto importante, la società mi voleva e io ero entusiasta di venire qui. L'idea di abbassarmi di categoria non mi ha mai spaventato perché sapevo che venivo in un ambiente sano, in un ambiente pulito e una grande squadra. Grande feeling anche coi tifosi perché loro poi canta patacchiamoli e perché da quando ci sei tu hanno coniato una nuova parola. Sì, mi vogliono bene, vedi, questo è il premio, questo è. Perfetto Simone, noi ti facciamo tanti complimenti per il passaggio del turno, per la gara mille che avete fatto e in bocca al lupo perché adesso è la fase più importante della stagione. Lo so, bisogna spingere il più possibile. Esatto, grazie ancora. Grazie mille.